Buon pomeriggio da Alessio Maldini e da Massimo Barchesi che vi parlano dallo Stadio Olimpico grazie alla collaborazione tecnica di Giampiero Cacciato e Roberto D'Agostini. Benvenuti al derby della capitale, il quarto derby in questa stagione tra Roma e Lazio, che sono già in campo e stanno per dare inizio a questo confronto assai delicato per la classifica delle due squadre. Ma vi diamo subito una notizia dell'ultima ora importante che riguarda la formazione della Lazio. Non è certamente una bella notizia per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno di Ciro Immobile, che ha un virus intestinale, e al suo posto giocherà Lukaku. Completo celeste con bordi bianchi per la Lazio, completo rosso con bordi gialli per la Roma. Lancio per Dzeko, area di rigore, Dzeko, tiro alto di poco, ma c'è stata la deviazione di Stracoscia, decisivo. Subito Roma ad un passo dal gol del vantaggio. Al secondo minuto Stracoscia è riuscito a deviare in calcio d'angolo la conclusione da distanza ravvicinata di Edin Dzeko, che aveva fatto fuori con un dribbling magistrale, un dribbling a rientrare De Frey, primo angolo della partita. Roma subito vicinissima al gol del vantaggio. C'è Salah che parte sulla destra, ricorso da Lukaku, lo aspetta Wallace, ancora Salah, va via in velocità, area di rigore, Salah, la conclusione, Stracoscia, ancora lui in calcio d'angolo, smanaccia con la mano aperta a destra e ancora angolo per la Roma. C'è Lulic che potrebbe effettuare il cross, ci ripensa, tunnel su Rudiger, Lulic in mezzo, non interviene Parolo, non ci sono giocatori della Lazio, c'è Biglia da fuori, tiro fuori, tiro sul fondo di Biglia, la prima conclusione da parte della Lazio, arriva dopo 11 minuti la conclusione di Lucas Biglia. Ma interessante è stata l'iniziativa di Lulic, che è andato via con un tunnel a Rudiger, ma nessuno era presente all'appuntamento davanti alla porta della Roma, e lì è mancata e si è sentita l'assenza di Ciro Immobile. Sì, perché c'era un giocatore della Lazio in posizione troppo avanzata per raccogliere questo assist. Adesso ancora la Lazio che ci prova, poi c'è stato il tiro di Biglia. Pallone interessante per Keita, siamo ai 16 metri, area di rigore, il sinistro, Keita, rete! La Lazio in vantaggio, ha segnato Keita! Dopo 11 minuti la formazione di Simone Inzaghi si è portata in vantaggio con una rasoiata di sinistro di Keita Baldediao, è il gol numero 12 per il senegalese, e la Lazio, dopo aver sofferto tantissimo nei primi 11 minuti, si è portata in vantaggio con Keita. Roma 0, Lazio 1. Bel gol di Keita, che si è portato la palla sul sinistro, ha evitato un giocatore, un difensore della Roma, e poi con un raso terra ha battuto Szczęsny con un tiro preciso all'angolino. Szczęsny si è buttato sulla propria sinistra ma non è riuscito a intercettare il pallone, e la Lazio è passata in vantaggio 1-0, come detto te, il 12° gol di Keita in campionato, il secondo capocannoniere dietro a Ciro Immobile. Eh sì, a sorpresa dunque si è portata avanti la Lazio dopo, ripetiamo, aver sofferto tantissimo con Stracoscia protagonista in due circostanze. Qui una conclusione precisa di Keita, con Szczęsny che si è allungato, ha anche toccato leggermente il pallone, che però si è insaccato nell'angolino basso alla sua sinistra. 1-0 dunque in favore della Lazio. Vediamo Lulic, l'apertura per Parolo, attacca la Lazio, si sgancia Parolo, c'è Keita in mezzo, sta arrivando anche Basta in sovrapposizione, Parolo carica il destro, Szczęsny in calcio d'angolo, occasione per la Lazio con la conclusione al 18° di Parolo. Szczęsny concede il primo tiro dalla bandierina alla formazione biancoceleste. Il disimpegno da parte della Lazio con De Frey, pallone indietro per Stracoscia che lo rinvia nella metà campo giallorossa, saltano Milinkovic e Manolassa, la meglio giocatore della Lazio, poi Keita arriva prima sul pallone, Keita era di rigore, scivola, poi arriva Parolo, la conclusione, Parolo, Szczęsny miracolo! Sulla conclusione di Parolo col pallone che stava per insaccarsi nell'angolino basso alla destra dell'estremo difensore giallorosso, che ha compiuto una parata strepitosa con Keita che stava per ripetere la giocata del gol con il dribbling a rientrare e si stava portando il pallone sul sinistro per calciare, ma è scivolato all'ultimo momento in area di rigore, è arrivato dalle retrovie Parolo che ha caricato il destro, ma a Szczęsny si è davvero superato. Diagonale raso terra, si è tuffato sulla propria destra Szczęsny con la mano aperta, ha tirato il pallone in calcio d'angolo, bellissima parata del portiere polacco, e Lazio vicino al raddoppio. C'è il lancio di Nainggolan, cambia gioco per Rudiger, l'aggancio da parte del tedesco, dribbling su Felipe Anderson, Rudiger dribbling su Milinkovic, Rudiger, Nainggolan, zona tiro, si porta il pallone sul destro, c'è Parolo su di lui, ancora Rudiger, arriva Felipe Anderson in copertura, pallone per Salah, area di rigore, Salah cerca il tunnel, non riuscito, poi c'è il calcio di rigore in favore della Roma. Orsato ha segnato il rigore alla Roma per un intervento all'interno dell'area stessa
se non andiamo errati, ai danni di Strootman. Vediamo un po' qual è la decisione del direttore di gara. Siamo nel corso del 45esimo, ma il rigore c'è, è stato assegnato e sarà De Rossi probabilmente ad andare dal dischetto. È stato atterrato Strootman all'interno dell'area di rigore, intervento sul giocatore olandese da parte di Wallace, rigore assegnato alla Roma al 45esimo. Da rivedere tutta episodio che giriamo alla moviola di Filippo Grassia, calcio di rigore. C'è Daniele anche l'ammonizione a Biglia, ammonizione per proteste a Biglia, rigore per la Roma al 45esimo ed è Daniele De Rossi contro Stracoscia, 45esimo che sta per scoccare, momento fondamentale del match, sta per partire Daniele De Rossi. De Rossi contro Stracoscia, parte De Rossi, la conclusione e la rete, pallone lento, pareggio della Roma con De Rossi al 45esimo. De Rossi, primo gol per lui in questo campionato. Stracoscia aveva intuito, il pallone si è insaccato lentamente, beffardamente per la Lazio. 1-1 all'Olimpico tra Roma e Lazio. Daniele De Rossi sul calcio di rigore. Sì, un tiro ha tirato sulla propria sinistra De Rossi, un tiro lento, Stracoscia si è buttato però non è riuscito a intercettare il pallone che si è infilato lentamente in rete. 1-1 tra Roma e Lazio e dunque si andrà molto probabilmente al riposo. Sì, un tiro non troppo forte, angolato, Stracoscia si è buttato in leggero ritardo e non è riuscito a intercettare il pallone. 1-1 tra Roma e Lazio, siamo giunti ormai al 46esimo, molto probabilmente si andrà al riposo con il risultato di parità. Presunto intervento di Wallace su Strootman che probabilmente non c'è proprio stato e in quella circostanza forse direi, anzi senza forse perché insomma le immagini sono state abbastanza chiare, aspettiamo comunque Filippo Grassia per il giudizio finale, però probabilmente doveva essere ammonito per simulazione Strootman perché il contatto non c'è stato. Tra l'altro rischia anche la prova televisiva perché non c'è stato alcun contatto. Diciamo che con la VAR questo rigore non l'avrebbero mai assolutamente dato. Assolutamente no. Strootman, protagonista dell'episodio incriminato che farà molto ma molto discutere. Salah va via due avversari, gran giocata di Salah, area di rigore, Salah la mette in mezzo, Dzeko, miracolo di Stracoscia! Si è divorato il gol del vantaggio la Roma con Edin Dzeko, ma che prodezza Stracoscia al terzo minuto, esattamente come nel primo tempo, parata importantissima di Stracoscia su Dzeko e calcio d'angolo e c'è Parolo, occhio alla linea difensiva della Roma, Parolo fa sfilare Milinkovic perché sta arrivando sulla sinistra Lulic, va in mezzo Milinkovic, va in mezzo Keita, Lulic, area di rigore con Rudiger, si rinnova il duello di tacco dei rossi, pallone recuperato da Basta, Basta col sinistro, c'è una deviazione, rete, e Lazio in vantaggio nuovamente, Dusan Basta con una deviazione e la Lazio passa nuovamente in vantaggio al quinto minuto della ripresa. Con il gol del serbo, l'ennesimo gol di un uomo nuovo in casa biancoceleste, è il 17esimo giocatore della Lazio a fare centro, Basta col sinistro dal limite, c'è stata una deviazione ma la Lazio si riparte in vantaggio al quinto minuto della ripresa, Roma 1 Lazio 2. Il tiro deviato, deviazione decisiva perché il pallone si è infilato all'angolino basso alla destra del portiere Chesney che è riuscito quasi a intercettare il pallone, ma il pallone si è infilato all'angolino. Lazio 2 Roma 1 e abbiamo visto più o meno lo stesso inizio del primo tempo con la Roma vicino al gol, il tiro di Basta dal limite dell'area, la deviazione di Fazio. Di Fazio col ginocchio, con la coscia o col ginocchio, il pallone ha toccato il palo interno alla destra del portiere Chesney e si è infilato in porta, 2-1 per la Lazio. E dunque è il primo gol, perché questo è un gol che va segnato a Dusan Basta e come detto è il 17esimo giocatore della Lazio ad andare in gol, nessuna squadra nel campionato di Serie A ha fatto meglio. È un po' come nel primo tempo, Alessio, la Roma vicinissima al gol del vantaggio con Edin Dzeko e poi il gol del vantaggio lo segna la Lazio. Bravissimo Stracoscia, assolutamente. Una conclusione sotto la traversa, è riuscito ad allungarsi il portiere da Lazio, deviare in calcio d'angolo. Un minuto dopo il gol della Lazio, il tiro dal limite dell'area deviato da Fazio con il ginocchio, il pallone che ha toccato il palo interno si è infilato in rete, 2-1 per la Lazio, cambia di nuovo la partita qui allo Stadio Olimpico. C'è Biglia che sul filo del fallo laterale, lo scatto di Keita, area di rigore, Keita, esce Chesney, pallonetto alto,
e la Lazio va vicino al gol del 3-1. Gran palla di Lucas Biglia, Felipe Anderson, avanza il brasiliano, c'è il taglio di Basta, Felipe Anderson tunnel su Rudiger, Felipe Anderson va via, area di rigore, Felipe Anderson va Basta in area, parte il tiro sul primo palo, c'è la deviazione di Szczęsny, ma qui ha sbagliato Felipe Anderson perché Basta addirittura ha rischiato tra virgolette la possibilità di raddoppiare, si era liberato sul secondo palo, ha chiamato il pallone, Basta, passami il pallone che sono qui da solo in mezzo all'area di rigore. Felipe Anderson non gliel'ha dato. Eh sì, adesso è Totti che rientra verso la panchina e molto probabilmente entra nel campo il capitano della Roma. Eh sì, potrebbe essere l'ultimo derby di Francesco Totti e dunque momento importantissimo della sua carriera, momento importantissimo per tutti i tifosi della Roma ma anche per tutti gli appassionati di calcio ovviamente, perché stiamo parlando di un grande campione. E dunque Spalletti si affiderà a lui nel tentativo di recuperare questo derby. È uno scambio tutto capitolino questo, tutto romano, perché sì, esce due capitani, insomma, esce De Rossi ed entra Totti, dunque esce il capitano De Rossi ed entra Francesco Totti quando siamo giunti al 28esimo. E allora scambio tra capitani in casa Roma, entra Francesco Totti, esce Daniele De Rossi al 28esimo della ripresa. Totti la mette in mezzo, colpo di testa da parte di Bastos che fa rincorrere il pallone su Nainggolan, è pressato anche da Lulic, pallone recuperato, vediamo un po' da chi, da Biglia, c'è spazio per il contropiede, Biglia nello spazio per Felipe Anderson che può volare verso la porta, Felipe Anderson, Szczęsny! Szczęsny con Simone Inzaghi che si mette, si sta per strappare tutti i capelli che ha. Biglia con calma, Lulic fa passare in verticale per Felipe Anderson, fa proseguire ancora Lulic, 2 contro 1, Lulic solo, area di rigore, Lulic, Keita, tiro, rete, 3-1, ha segnato Keita al 40esimo della ripresa, 3-1 in favore della Lazio, l'assist di Lulic, la doppietta personale da parte di Keita che di piatto destro ha accompagnato il pallone in fondo alla rete. Un gol che potrebbe aver messo la parola fine al derby, ma nei derby mai dire mai. Mai dire mai. 3-1 in favore della Lazio. Altro contropiede micidiale della Lazio con Lulic che ha visto tutto solo in mezzo dall'area di rigore. Keita l'ha servito, assist perfetto. Keita ci ha avuto tutta la porta davanti, praticamente sguarnita. Il tiro all'angolino, nulla ha potuto fare Szczęsny per il 3-1 della Lazio. Quando siamo giunti al 41esimo è esplosa la curva nord, tutti sotto la curva nord. 3-1 per la Lazio, è partita importante anche in chiave scudetto. Detto perché adesso la Juventus rimane con questo risultato, rimarrebbe a più 9 quando mancano solo 4 partite al termine del campionato. Dalla panchina della Lazio stanno urlando ai giocatori biancocelesti di rientrare perché sono ancora tutti sotto la curva nord. Eh sì, adesso tra l'altro Keita verrà ammonito perché si è tolto la maglietta dopo il gol, tutti sotto la curva nord a festeggiare. Ecco pronto il cartellino giallo a carico di Keita, doppietta, migliore in campo oggi il giocatore senegalese, doppietta per Keita, salito a quota 13 oggi in classifica capocannonieri. Ricordiamo il risultato, Roma 1 Lazio 3. Milinkovic, rovesciata, deviazione, palla uscita di un soffio, cosa stava per segnare Milinkovic, calcio d'angolo in favore della Lazio che insomma dobbiamo dire sta vincendo con pieno merito. Sì, assolutamente, questo derby, dire. Dopo aver avuto parecchia sfortuna all'inizio con la defezione di Ciro Immobile, poi l'infortunio a gara in corsa prima di Lukaku, poi di De Vrij, e nonostante ciò è 3-1. Eh sì, dobbiamo dire con merito perché la Lazio ha giocato una gran partita sia in fase difensiva sia in fase offensiva. E ricordiamo anche l'episodio del calcio di rigore. C'è espulsione, rosso diretto per Rudiger, bruttissimo intervento ai danni di Djordjevic e speriamo che i giocatori mantengano la calma perché mancano solo 20 secondi alla fine del derby, ma l'entrata a gamba tesa, sì, da Kung Fu di Rudiger era in effetti meritevole del cartellino rosso diretto, espulso Rudiger. Sì. Momento fondamentale, decisivo credo, anzi tolgo il credo, probabilmente del campionato, Alessio, perché per la Lazio questa vittoria cementa la qualificazione in Europa League la prossima stagione e questa sconfitta decreta la fine dei sogni per la Roma e finisce qui. Eh sì, la Roma adesso deve difendere il secondo posto dal ritorno del Napoli, Napoli che stasera giocherà a Milano contro l'Inter. Ricordiamo la classifica: Juventus 84, Roma 75, Napoli 71 e la Lazio che sale a 67 e stacca l'Atalanta a 64. Dunque partita importantissima per la Lazio, partita importantissima per lo scudetto e la Roma adesso che ha l'obiettivo di salvare il secondo posto.
E dunque la Lazio ha battuto la Roma per 3-1. Ricordiamo la successione dei gol: Keita al 12° del primo tempo ha aperto le segnature, poi il pareggio di De Rossi su calcio di rigore contestatissimo dai giocatori della Lazio al 45° minuto, nella ripresa al 5° Basta e al 41° ancora Keita su assist di Lulic. Ringrazio Giampiero Cacciato e Roberto D'Agostini alla parte tecnica, Alessio Maldini per la collaborazione durante la radiocronaca. È tutto dallo Stadio Olimpico, da Alessio Maldini, da Massimo Barchesi, il buon più cordiale buon pomeriggio.